Alla fine del XIX secolo, l'East End di Londra era un mondo a parte rispetto allo sfarzo e al glamour del ricco West End della città. L'area conosciuta come Whitechapel, in particolare, era un luogo cupo e squallido, caratterizzato da povertà estrema, sovraffollamento e un generale senso di disperazione. Fu in questo scenario desolante che si consumarono i famigerati omicidi di Jack lo Squartatore, incidendo per sempre il nome di Whitechapel negli annali della storia del crimine. Come scrisse il giornalista Bobby Tisted nel 1885, l'East End è una vasta città, famosa a suo modo come il West End, ma in un modo diverso. È la città dei diseredati, degli emarginati, degli esclusi. L'anno era il 1888 e la regina Vittoria era sul trono da oltre mezzo secolo. Londra era la città più grande del mondo, con una popolazione di oltre 5 milioni di persone. Tuttavia, questa vasta popolazione non era equamente distribuita e l'East End ospitava alcuni dei residenti più poveri e marginalizzati della città. Whitechapel, in particolare, era un famigerato slum, descritto dal riformatore sociale Charles Booth come il luogo più terribile di tutta Londra. La mappa della povertà di Londra, pubblicata da Booth nel 1889, colorava le strade di Whitechapel in nero, indicando la classe più bassa, viziosa, semicriminale. Le condizioni di vita a Whitechapel erano spaventose. L'area era un labirinto di strade strette e tortuose, fiancheggiate da edifici fatiscenti e alloggi squallidi. Famiglie di 10 o più persone spesso vivevano stipate in una singola stanza, senza acqua corrente o adeguati servizi igienici. Nel 1883, il reverendo Samuel Barnett, un clergyman locale, descrisse le condizioni di vita a Whitechapel come una vergogna per un paese cristiano. Le strade erano sporche, con fognature a cielo aperto e cumuli di immondizia in decomposizione che attiravano ratti e altri parassiti. Le malattie erano dilaganti, con epidemie di colera, tifo e tubercolosi troppo comuni. Nel 1866 un'epidemia di colera a Whitechapel causò oltre 5.000 morti. Gli abitanti di Whitechapel erano prevalentemente della classe operaia, con molti impiegati nei famigerati sweatshops e fabbriche della zona. Le donne, in particolare, avevano poche opzioni di lavoro e molte erano costrette a ricorrere a mezzi alternativi per sbarcare il lunario. In effetti, si stima che ci fossero oltre 1.200 prostitute che lavoravano a Whitechapel al tempo degli omicidi di Jack lo Squartatore. Una delle aree più famigerate per le attività illecite era Dorset Street, soprannominata la strada peggiore di Londra dalla polizia. Fu qui che Mary Kelly, l'ultima vittima confermata di Jack lo Squartatore, visse e lavorò. Le condizioni socio-economiche a Whitechapel erano un riflesso dei problemi più ampi che affliggevano la società vittoriana. La rivoluzione industriale aveva portato grande ricchezza a pochi, ma aveva anche creato una vasta sottoclasse di lavoratori poveri e sfruttati. Il divario tra ricchi e poveri era più ampio che mai, e l'East End era un doloroso promemoria del costo umano di questa disuguaglianza. Il riformatore sociale Henry Mayhew, nel suo libro Il lavoro a Londra e i poveri di Londra, descrisse l'East End come un mondo a sé stante, un mondo che pochi di noi osano esplorare, un mondo di povertà, miseria e vizio. Il fatto che l'assassino fosse in grado di predare i membri più vulnerabili della società e che le autorità sembrassero impotenti a fermarlo era una dura accusa all'ordine sociale del tempo. Come scrisse George Bernard Shaw in una lettera al giornale Star nel 1888, più approfondiamo la questione, più dobbiamo sentire che l'assassino di Whitechapel è solo un esempio particolarmente drammatico di come il sistema sociale attuale fabbrica criminali. Nonostante le dure realtà della vita a Whitechapel, l'area non era priva di una propria cultura e carattere unici. Le strade erano animate dai suoni dei venditori ambulanti che vendevano le loro merci, bambini che giocavano e musica che si diffondeva dai numerosi pub e sale da musica. Il pub Ten Bells, situato all'angolo tra Commercial Street e Fournier Street, era un luogo frequentato da molte delle vittime di Jack lo Squartatore. L'area era anche casa di una vasta popolazione di immigrati, con comunità irlandesi, ebraiche e cinesi, che contribuivano al carattere vibrante e diversificato dell'East End. Il mercato di Petticoat Lane, situato nel cuore di Whitechapel, era un vivace centro di attività,
con bancarelle che vendevano di tutto, dai prodotti freschi all'abbigliamento di seconda mano. Negli anni successivi, agli omicidi, ci furono alcuni sforzi per affrontare i problemi sociali dell'East End. Il comitato di vigilanza di Whitechapel fu formato per pattugliare le strade e proteggere le donne dalla violenza, mentre filantropi come Octavia Hill e Angela Bardet Coutts lavorarono per migliorare le condizioni abitative nella zona. Tuttavia, i progressi furono lenti e l'East End rimase sinonimo di povertà e privazione fino al XX secolo inoltrato. Oggi Whitechapel è un luogo molto diverso da quello che era nel 1888. Le strette e tortuose strade e i fatiscenti tenements sono stati in gran parte sostituiti da edifici moderni e trafficate arterie. Tuttavia, tracce del passato oscuro dell'area possono ancora essere trovate se si sa dove cercare. Il pub Ten Bells è ancora in piedi all'angolo tra Commercial Street e Fournier Street, mentre una targa su Durward Street segna il punto in cui fu trovato il corpo di Mary Ann Nichols. E ogni anno, nell'anniversario degli omicidi, turisti e appassionati di true crime si riversano a Whitechapel per ripercorrere i passi dello squartatore e immergersi nella storia oscura dell'East End. I canonici 5. Le vittime tragiche di Jack lo Squartatore. Nell'autunno del 1888, le strade dell'East End di Londra furono attanagliate dal terrore a causa di una serie di brutali omicidi che devastarono il quartiere povero di Whitechapel. Le vittime, tutte donne, furono trovate mutilate e sventrate, con la gola tagliata da orecchio a orecchio. L'assassino, che sarebbe diventato noto come Jack lo Squartatore, prese di mira i membri più vulnerabili della società. Donne della notte che vivevano e lavoravano nei vicoli squallidi e nei fatiscenti casermoni dell'East End. Nel corso di pochi mesi, 5 donne sarebbero cadute vittime della lama dello squartatore, le loro storie per sempre, incise nella cupa storia della Londra vittoriana. Come riportò il quotidiano The Star l'8 settembre 1888, l'orrore della cosa è al di là di ogni descrizione. I corpi erano orribilmente mutilati e la scena presentava uno spettacolo raccapricciante e nauseante. La prima delle 5 vittime canoniche fu Mary Ann Nichols, conosciuta come Polly dai suoi amici e familiari. La mattina del 31 agosto 1888, il suo corpo fu scoperto in Bucks Row, una stretta strada acciottolata nel cuore di Whitechapel. Era stata brutalmente attaccata, con la gola tagliata e l'addome squarciato, e le sue viscere erano state lasciate drappeggiate sopra una spalla. Polly aveva solo 43 anni al momento della sua morte, era madre di 5 figli e, caduta in difficoltà, si era rivolta a mezzi non convenzionali per sbarcare il lunario. Il suo omicidio scosse profondamente la comunità, poiché la gente iniziò a rendersi conto che un pericoloso assassino era a piede libero. Il medico che eseguì l'autopsia sul corpo di Polly, il dottor Rhys Ralph Llewellyn, notò che le ferite erano così gravi che era impossibile dire se fossero state causate da un coltello o da una spada. Poco più di una settimana dopo, l'8 settembre, il corpo di Annie Chapman fu trovato nel cortile sul retro del numero 29 di Hanbury Street, a pochi passi dal frenetico quartiere commerciale di Spitalfields. Come Polly Nichols, Annie era stata brutalmente assassinata, con la gola tagliata e l'addome squarciato, e le sue viscere rimosse e poste vicino ai piedi. Aveva 47 anni, era vedova e aveva lottato con l'alcolismo e la povertà negli anni successivi alla morte del marito. Il suo omicidio scatenò un'ondata di panico nell'East End, poiché i residenti cominciarono a temere per la propria sicurezza e la polizia fu sottoposta a crescenti pressioni per catturare l'assassino. L'inchiesta sulla morte di Annie ascoltò la testimonianza di una testimone di nome Elizabeth Long, che affermò di aver visto Annie parlare con un uomo nelle prime ore del mattino del giorno in cui fu assassinata. Secondo Long, l'uomo era alto circa 1,65 m, aveva una carnagione scura e un aspetto trasandato, ma gentile. La successiva vittima, Elizabeth Stride, fu trovata il 30 settembre in Dutfield's Yard, uno stretto vicolo poco illuminato vicino a Berner Street. Il suo corpo fu scoperto da un cameriere del vicino International Working Men's Educational Club, che inizialmente la scambiò per una ubriaca che dormiva dopo una sbornia. Tuttavia, a un'ispezione più attenta,
si rese conto che era stata assassinata, con la gola tagliata da orecchio a orecchio. Elizabeth, conosciuta come Long Liz dai suoi amici, era una immigrata svedese di 45 anni che, caduta in difficoltà, si era rivolta alla strada per mantenersi. Il suo omicidio fu particolarmente scioccante perché avvenne appena 45 minuti prima della scoperta della successiva vittima, portando molti a ipotizzare che lo squartatore avesse colpito due volte in una sola notte. Alcuni ricercatori hanno suggerito che Elizabeth potrebbe non essere stata una vittima di Jack lo squartatore, ma piuttosto di un assassino diverso. Tuttavia, le somiglianze tra il suo omicidio e quelli delle altre cinque vittime canoniche hanno portato la maggior parte degli esperti a includerla nel conto dello squartatore. Quella successiva vittima fu Catherine Eddowes, il cui corpo fu trovato in Mitre Square, un piccolo cortile chiuso nel cuore della City di Londra. Catherine, che aveva 46 anni, era stata orribilmente mutilata, con la gola tagliata, il viso e l'addome squarciati e sfigurati. Una parte delle sue viscere era stata rimossa e drappeggiata sopra una spalla, mentre il suo rene sinistro era stato tagliato e portato via dall'assassino. La brutalità del suo omicidio, combinata con il fatto che era avvenuto a breve distanza da una stazione di polizia trafficata, lasciò molti a chiedersi come lo squartatore avesse potuto colpire di nuovo senza essere catturato. L'omicidio di Catherine fornì anche uno degli indizi più intriganti nel caso dello squartatore, un pezzo insanguinato del suo grembiule, trovato in una porta vicina. Il grembiule era stato usato dall'assassino per pulire il coltello, e alcuni esperti ritengono che possa contenere tracce del DNA dello squartatore. L'ultimo e più orribile degli omicidi canonici fu quello di Mary Jane Kelly, il cui corpo gravemente mutilato fu scoperto la mattina del 9 novembre nella sua squallida stanza al numero 13 di Miller's Court, vicino a Dorset Street. Mary, che aveva solo 25 anni, era stata brutalmente attaccata, con il viso e il corpo squarciati e sfigurati oltre il riconoscimento. La sua gola era stata tagliata fino alla spina dorsale e il suo addome era stato squarciato. I suoi organi erano stati rimossi e sparsi nella stanza. La scena era così orribile che anche i poliziotti più esperti rimasero scossi e disturbati. Un ufficiale, l'ispettore Frederick Aberline, descrisse successivamente la scena come lo spettacolo più orribile che abbia mai visto. L'omicidio di Mary fu anche notevole per il fatto che era l'unica delle cinque vittime canoniche a essere stata uccisa all'interno, suggerendo che lo squartatore potesse diventare più audace e sicuro nei suoi attacchi. Gli omicidi delle cinque vittime canoniche furono notevoli non solo per la loro brutalità, ma anche per il modo in cui rivelarono le dure realtà della vita nell'East End. Tutte le donne erano donne della notte, costrette a vendere i loro corpi dalla povertà, dalla dipendenza e dalla disperazione. Vivevano e lavoravano in alcune delle aree più famigerate e pericolose di Whitechapel, dove la violenza e il crimine erano una realtà quotidiana. Come scrisse un giornale contemporaneo, le vittime dell'assassino di Whitechapel sono donne della classe sfortunata, che esercitano il loro mestiere nelle ore buie e silenziose della notte, nei cortili e nei vicoli stretti dell'East End. Gli omicidi evidenziarono anche il doppio standard della società vittoriana, che condannava le donne della notte come immorali e depravate, mentre chiudeva un occhio sugli uomini che le sfruttavano. Come scrisse la riformatrice sociale Josephine Butler nel 1888, le vittime dell'assassino di Whitechapel sono anche le vittime di un sistema sociale che rende certi mestieri l'unico mezzo di sostentamento per migliaia di donne. La disperata caccia di Scotland Yard, l'elusivo Jack lo squartatore. Nell'autunno del 1888, le strade dell'East End di Londra erano avvolte dal terrore mentre una serie di brutali omicidi scuoteva il povero distretto di Whitechapel. Scotland Yard, la sede della polizia metropolitana, fu incaricata di portare l'assassino alla giustizia, ma l'indagine si sarebbe rivelata una delle più impegnative e frustranti nella storia della polizia britannica. Come riportava il quotidiano The Star, l'8 settembre 1888, l'orrore e il mistero di questi omicidi sono al di là di qualsiasi cosa nei sogni più sfrenati della fantasia. A guidare la caccia a Jack lo squartatore c'era l'ispettore Frederick Aberline, un detective esperto con una reputazione di tenacia e dedizione. Aberline,
che si era unito alla polizia metropolitana nel 1863, era noto per la sua meticolosa attenzione ai dettagli e per la sua volontà di seguire ogni pista, per quanto apparentemente insignificante. Fu assistito da un team di detective e agenti in uniforme, che lavorarono instancabilmente per raccogliere prove e interrogare testimoni nella speranza di identificare l'assassino. Uno dei colleghi di Aberline, l'ispettore Walter Andrews, lo descrisse più tardi come un uomo di grande energia e determinazione che non si risparmiava mai nell'adempimento del dovere. Una delle prime sfide affrontate dalla polizia fu la pura vastità dell'indagine. Whitechapel era un'area densamente popolata, con un labirinto di strade strette e vicoli che rendevano facile per l'assassino sfuggire alla cattura. La polizia era inoltre ostacolata dalla mancanza di tecniche forensi moderne, il che significava che dovevano fare affidamento su metodi di indagine più tradizionali, come le interviste ai testimoni e le prove fisiche. In un rapporto al Ministero dell'Interno nell'ottobre del 1888, il commissario della Polizia Metropolitana, Sir Charles Warren, notò che il distretto in cui sono stati commessi questi omicidi è uno dei più difficili di Londra per la polizia, a causa del gran numero di cortili e vicoli e della conseguente facilità di fuga per i criminali. Nonostante queste sfide, la polizia fece alcuni progressi iniziali nel caso. Il 30 settembre 1888, poche ore dopo l'omicidio di Elizabeth Stride, fu trovato un pezzo di grembiule insanguinato in una porta vicino alla scena del crimine. Il grembiule, che era stato utilizzato dall'assassino per pulire il suo coltello, fu inviato al laboratorio della polizia per l'analisi, ma i risultati furono inconcludenti. Alcuni esperti credono che il grembiule possa aver contenuto tracce del DNA dell'assassino, ma senza metodi di test moderni era impossibile dirlo con certezza. La scoperta del grembiule fu una svolta significativa nel caso, poiché fornì la prima prova tangibile che l'assassino era stato sulla scena del crimine. Un altro elemento chiave era una serie di lettere inviate alla polizia e ai media, presumibilmente dall'assassino stesso. La più famosa di queste era la lettera Dear Boss, che fu ricevuta dall'Agenzia Centrale di Notizie il 27 settembre 1888. La lettera, che era firmata Jack lo Squartatore, scherniva la polizia per la sua incapacità di catturarlo e prometteva di uccidere di nuovo. Mentre alcuni esperti credono che la lettera fosse un falso, altri sostengono che contenesse dettagli che solo l'assassino avrebbe potuto conoscere. Per esempio, la lettera si riferiva all'omicidio di Annie Chapman come il doppio evento, un termine che non era stato utilizzato dalla stampa all'epoca. La lettera includeva anche un macabro postscriptum, in cui lo scrittore affermava di aver fritto e mangiato il rene mancante di Catherine Eddowes, una delle vittime dello squartatore. Man mano che gli omicidi continuavano, la polizia diventava sempre più disperata nel trovare un sospetto. Interrogarono dozzine di testimoni e seguirono centinaia di piste, ma l'assassino rimase elusivo. Nonostante gli sforzi migliori dell'ispettore Aberline e del suo team, Jack lo squartatore non fu mai catturato. L'ultimo dei cinque omicidi canonici, quello di Mary Jane Kelly, il 9 novembre 1888, segnò la fine della serie di uccisioni, ma l'identità dell'assassino rimase un mistero. Negli anni successivi emersero innumerevoli teorie e sospetti, ma nessuno fu mai dimostrato in modo conclusivo. Alcuni esperti hanno suggerito che lo squartatore potesse essere un membro della famiglia reale, un chirurgo di rilievo o addirittura una donna, ma queste teorie sono state per lo più respinte come semplici speculazioni. Il fallimento della polizia nel catturare Jack lo squartatore ebbe un profondo impatto sulla percezione pubblica della polizia metropolitana. Molte persone, in particolare quelle che vivevano nell'East End, persero fiducia nella capacità della polizia di proteggerle dal male. Come scrisse un quotidiano dell'epoca, la polizia è stata pesata e trovata mancante. Hanno fallito nel scoprire l'autore della serie più orribile di crimini che abbia mai disonorato un paese civilizzato. Il caso mise anche in luce le profonde divisioni sociali ed economiche che esistevano nella Londra vittoriana, con molte persone che credevano che la polizia fosse più interessata a proteggere i ricchi e i potenti, piuttosto che a risolvere i crimini che colpivano i poveri e gli emarginati.
i sospetti oscuri, svelando l'enigma di Jack lo Squartatore. Nelle nebbiose strade dell'East End di Londra, una presenza sinistra si aggirava nell'autunno del 1888. Jack lo Squartatore, il famigerato serial killer, lasciò una scia di sangue e terrore, predando le donne vulnerabili di Whitechapel. Nonostante un'estesa indagine da parte di Scotland Yard, l'identità dello Squartatore rimase avvolta nel mistero, generando una miriade di teorie e speculazioni che sono perdurate per oltre un secolo. Come disse opportunamente il primo ministro britannico dell'epoca, Lord Salisbury, la più orribile e misteriosa serie di crimini dei tempi moderni è stata commessa nel cuore stesso della metropoli. Uno dei sospetti più convincenti emersi nel caso fu Montague John Druitt, un avvocato e insegnante di 31 anni. Nato a Wimborne Minster, Dorset, nel 1857, Druitt era un uomo ben istruito, proveniente da una famiglia rispettabile. Tuttavia, dietro il suo aspetto distinto, si sussurrava di una mente turbata. Nel novembre 1888, pochi giorni dopo il brutale omicidio di Mary Jane Kelly, l'ultima delle cinque vittime canoniche dello Squartatore, Druitt fu licenziato dalla sua posizione di insegnante in una scuola di Blackheath, nel sud-est di Londra. Il 31 dicembre 1888, il suo corpo senza vita fu trovato galleggiante nel fiume Tamigi, vicino a Chiswick, portando molti a credere che si fosse tolto la vita per senso di colpa o per paura di essere smascherato come lo Squartatore. Le prove contro Druitt erano per lo più indiziarie, ma furono fatte alcune connessioni intriganti. La sua famiglia aveva una storia di malattie mentali e si sapeva che lo stesso Druitt soffriva di episodi di depressione e comportamenti erratici. Inoltre, i suoi movimenti durante il periodo degli omicidi erano sospetti, con alcuni testimoni che affermavano di averlo visto a Whitechapel nelle notti in questione. Nel 1959, l'autore Daniel Farson pubblicò un libro intitolato Jack the Ripper, in cui sosteneva che Druitt fosse il sospetto più probabile basandosi sul suo background e sul tempismo della sua morte. Tuttavia, senza prove concrete, il coinvolgimento di Druitt nel caso dello Squartatore rimane puramente speculativo. Un altro sospetto che ha catturato l'immaginazione dei riperologi è Aaron Kosminski, un immigrato ebreo polacco che viveva a Whitechapel durante il periodo degli omicidi. Nato nel 1865 nell'Impero Russo, Kosminski fuggì in Inghilterra nei primi anni 1880, stabilendosi nel cuore del povero East End di Londra. Lavorava come parrucchiere ed era noto per avere una storia di instabilità mentale e un profondo odio per le donne. Secondo un rapporto del Jewish Chronicle del settembre 1888, gli omicidi di Whitechapel avevano creato un sentimento di terrore tra la comunità ebraica locale, che temeva di essere presa di mira dalla violenza antisemita a seguito dei crimini. Il nome di Kosminski emerse per la prima volta nell'indagine sullo Squartatore nel 1894, quando Sir Robert Anderson, assistente commissario della Polizia Metropolitana, affermò nelle sue memorie che l'assassino era stato identificato come un ebreo polacco di bassa classe. Sebbene Anderson non abbia direttamente nominato Kosminski, successive ricerche hanno indicato lui come il probabile sospetto. Nel 1910, l'ex capo ispettore Donald Swanson fece una nota scritta a mano nel margine della sua copia delle memorie di Anderson, affermando che Kosminski era stato identificato da un testimone come lo Squartatore, ma che il testimone in seguito si rifiutò di testimoniare contro di lui. Nonostante la natura convincente delle prove contro Kosminski, molti mettono in dubbio il suo coinvolgimento nei crimini. Alcuni sostengono che la polizia fosse prevenuta contro la comunità ebraica e fosse ansiosa di attribuire gli omicidi a un capro espiatorio conveniente. Altri sottolineano che Kosminski fu istituzionalizzato in un manicomio nel 1891, 3 anni dopo la fine degli omicidi dello Squartatore, suggerendo che potrebbe non essere stato in grado di commettere tali atrocità. In una curiosa svolta, uno scialle che si crede appartenesse a Catherine Eddowes, una delle vittime dello Squartatore, è stato recentemente testato per prove di DNA e si è scoperto che conteneva tracce del DNA sia di Eddowes che di Kosminski. Tuttavia,
L'affidabilità di questa prova è stata contestata da molti esperti. Una delle teorie più controverse riguardanti il caso di Jack, lo squartatore, coinvolge l'artista Walter Sickert, una figura di spicco nel movimento d'avanguardia britannico della fine del XIX e inizio del XX secolo. Nato a Monaco di Baviera nel 1860, Sickert trascorse gran parte della sua infanzia in Inghilterra e studiò successivamente sotto il rinomato pittore James Abbott McNeill Whistler. Era noto per i suoi dipinti realistici e crudi della vita della classe operaia londinese, spesso raffigurando il lato sordido dei locali di musica e dei bordelli della città. La fascinazione di Sickert per gli aspetti più oscuri della natura umana lo portò ad affittare una stanza a Whitechapel alla fine degli anni Ottanta del 1800, a pochi passi dai luoghi degli omicidi dello squartatore. La teoria che Sickert fosse Jack lo squartatore guadagnò terreno per la prima volta negli anni 70 del Novecento, quando l'autore Stephen Knight pubblicò il suo libro Jack the Ripper, The Final Solution. Knight sosteneva che Sickert fosse stato parte di una cospirazione che coinvolgeva la famiglia reale britannica e che gli omicidi fossero un tentativo di coprire un segreto scandaloso. Secondo Knight, Sickert era stato incaricato di procurare donne della notte per il principe Alberto Vittorio, il nipote della regina Vittoria, che avrebbe presumibilmente generato un figlio illegittimo con una di queste donne. Quando la storia minacciava di diventare pubblica, la famiglia reale avrebbe ordinato gli omicidi per silenziare i testimoni e proteggere la loro reputazione. Sebbene la teoria di Knight sia stata successivamente screditata, l'idea che Sickert fosse in qualche modo coinvolto negli omicidi dello squartatore è persa. Nel 2002, la scrittrice di romanzi gialli Patricia Cornwell pubblicò un libro intitolato Portrait of a Killer, Jack the Ripper, Case Closed, in cui sosteneva di aver scoperto nuove prove che collegavano Sickert ai crimini. La Cornwell spese milioni di dollari per indagare sul caso, acquistando persino la scrivania di Sickert e sottoponendola ad analisi del DNA nella speranza di trovare una corrispondenza con le lettere dello squartatore. Indicò anche somiglianze tra i dipinti di Sickert e i crimini dello squartatore, come l'uso di un tipo specifico di nodo nelle mutilazioni delle vittime che somigliava a un nodo usato in una delle opere di Sickert. Nonostante gli sforzi della Cornwell, le prove contro Sickert rimangono per lo più indiziarie. Sebbene fosse noto per avere una fascinazione per gli omicidi dello squartatore e persino per aver dipinto una serie di opere ispirate al caso, non esiste alcuna prova concreta che fosse l'assassino. Alcuni esperti hanno respinto del tutto la teoria, sostenendo che l'interesse artistico di Sickert per gli omicidi fosse semplicemente un riflesso dell'ossessione culturale per il caso all'epoca. Come disse una volta lo stesso Sickert, il misterioso ha sempre un'attrazione morbosa e il criminale imprendibile è, ovviamente, una figura che cattura l'immaginazione. Con il passare degli anni, innumerevoli altri sospetti e teorie sono emersi nel caso di Jack lo squartatore. Alcuni hanno puntato il dito contro il medico reale Sir William Gull, suggerendo che fosse stato incaricato di mettere a tacere le vittime per proteggere la reputazione della famiglia reale. Altri hanno suggerito che l'assassino potesse essere una donna, come la levatrice Mary Piercy, che fu condannata per un omicidio altrettanto raccapricciante nel 1890, o persino il nipote della regina Vittoria, il principe Alberto Vittorio stesso, che si diceva frequentasse donne della notte a Whitechapel. Una delle teorie più intriganti coinvolge un uomo noto come James Maybrick, un mercante di cotone di Liverpool, che morì nel 1889 in circostanze sospette. Nel 1992 emerse un diario che si presumeva fosse stato scritto da Maybrick, in cui confessava di essere Jack lo squartatore. Il diario conteneva dettagli intimi sugli omicidi e includeva persino un disegno di una delle vittime. Tuttavia, l'autenticità del diario è stata ampiamente dibattuta, con molti esperti che lo hanno definito un falso. Nonostante innumerevoli indagini, teorie e sospetti, la vera identità di Jack lo squartatore rimane uno dei più grandi misteri irrisolti nella storia criminale. Il caso ha generato un'intera industria di ripperologia, con innumerevoli libri, film e tour
dedicati all'esplorazione delle varie teorie e sospetti. Nel 2015, il museo di Jack lo Squartatore aprì a Whitechapel, scatenando polemiche per la sua percepita sfruttamento delle storie delle vittime. Nel 2019, un team di ricercatori ha affermato di aver identificato l'assassino come Aaron Kosminski, basandosi su prove di DNA trovate su uno scialle appartenuto a una delle vittime. Tuttavia, l'affermazione è stata accolta con scetticismo da molti esperti, che sostengono che le prove siano inconcludenti e che la vera identità di Jack, lo Squartatore, potrebbe non essere mai conosciuta. Come ha detto il ripperologo Paul Begg in un'intervista del 2019 con The Guardian, non credo che sapremo mai con certezza chi fosse Jack lo Squartatore. Le prove sono troppo frammentarie, troppo contraddittorie e troppo inaffidabili. La corrispondenza agghiacciante, analisi delle infami lettere di Jack lo Squartatore. Tra le nebbiose strade di Whitechapel, una serie di brutali omicidi nel 1888 scosse Londra vittoriana. L'elusivo assassino, noto come Jack lo Squartatore, non solo terrorizzò l'East End con i suoi atti efferati, ma sfidò anche le autorità e il pubblico attraverso una corrispondenza agghiacciante. Queste lettere, presumibilmente scritte dallo Squartatore stesso, aggiunsero un ulteriore strato di mistero e intrigo a un caso già sensazionale che catturò l'attenzione della nazione. Come osservò il dottor Thomas Bond, un chirurgo della polizia che esaminò le vittime, l'assassino doveva essere un uomo di forza fisica e di grande freddezza e audacia. Non ci sono prove che avesse un complice. Una delle lettere più infami associate al caso dello Squartatore è la lettera Dear Boss, che fu ricevuta dall'Agenzia Centrale di Notizie il 27 settembre 1888. La lettera, scritta con inchiostro rosso e timbrata dall'East End di Londra, iniziava con il saluto Dear Boss e fu firmata Jack lo Squartatore, segnando la prima volta che il famigerato soprannome dell'assassino apparve in stampa. L'autore della lettera rivendicava la responsabilità degli omicidi e minacciava di continuare la sua opera sanguinaria, affermando «Sono deciso contro le prostitute e non smetterò di squartarle finché non verrò catturato». La lettera conteneva anche un inquietante post-scriptum. «Trattenete questa lettera finché non faccio un altro po' di lavoro, poi rilasciatela. Il mio coltello è così bello e affilato che voglio mettermi subito al lavoro se ne ho l'occasione». L'autenticità della lettera Dear Boss è stata oggetto di ampio dibattito tra i ripperologi. Alcuni esperti ritengono che la lettera fosse una vera comunicazione dell'assassino, citando il suo contenuto grafico e la conoscenza interna dei crimini. Altri, tuttavia, la liquidano come una bufala, possibilmente scritta da un giornalista che cercava di sensazionalizzare il caso. La scrittura della lettera è stata anche confrontata con quella del giornalista Thomas Bulling, che lavorava per l'Agenzia Centrale di Notizie all'epoca, portando alcuni a ipotizzare che potesse essere lui il vero autore. In effetti, la polizia ricevette centinaia di lettere che si dichiaravano provenienti dallo Squartatore, la maggior parte delle quali fu considerata falsa. Il capo ispettore John Littlechild della Polizia Metropolitana dichiarò famosamente: «Temo che molte delle lettere inviate alla polizia siano state scritte da sciocchi che volevano essere considerati l'assassino e che in alcuni casi sono riusciti a farsi arrestare». Solo due giorni dopo che la lettera Dear Boss fu ricevuta, un altro messaggio inquietante arrivò all'Agenzia Centrale di Notizie. La cartolina Saucy Jackie, timbrata il 1 ottobre 1888, scherniva la polizia per la sua incapacità di catturare l'assassino e accennava alla natura raccapricciante dei crimini. La cartolina, scritta in un tono simile a quello della lettera Dear Boss, includeva la linea agghiacciante: «Non stavo scherzando, caro vecchio capo, quando ti ho dato il consiglio. Sentirai parlare del lavoro di Saucy Jackie domani, doppio evento questa volta». La cartolina conteneva anche un piccolo disegno di un coltello, aumentando la sua qualità minacciosa. Tragicamente, il doppio evento menzionato nella cartolina si avverò il 30 settembre 1888, quando i corpi di Elizabeth Stride e Catherine Eddowes furono scoperti a Whitechapel, a poche ore di distanza l'uno dall'altro. L'omicidio di Stride, avvenuto in Berner Street, ora Henrique Street, fu interrotto dall'arrivo di un carrettiere di nome Israel Schwartz, costringendo l'assassino a fuggire prima di poter completare il suo macabro compito. Eddowes, d'altra parte, non fu così fortunata,
Il suo corpo gravemente mutilato fu trovato in Mitre Square, con il rene sinistro e una parte dell'utero rimossi dall'assassino. La precisione dei tagli portò molti a credere che lo squartatore possedesse abilità chirurgiche. Come osservò il dottor Frederick Gordon Brown, che condusse l'autopsia su Eddowes, l'omicidio è stato evidentemente commesso da un individuo demente, del tipo Jack lo squartatore. La regolarità e l'abilità con cui è stato perpetrato indicavano una mano esperta in questo tipo di crimine. La lettera «Dear Boss» e la cartolina «Saucy Jackie» non furono le uniche comunicazioni inquietanti attribuite allo squartatore. Forse la più inquietante di tutte fu la lettera «From Hell», che era accompagnata da una piccola scatola contenente metà di un rene umano. La lettera, ricevuta da George Lusk, il presidente del comitato di vigilanza di Whitechapel, il 16 ottobre 1888, affermava che il rene apparteneva a Catherine Eddowes e che l'assassino aveva fritto e mangiato l'altra metà. La lettera era timbrata London E, indicando che era stata inviata dall'East End della città. La lettera From Hell, con i suoi contenuti orribili e il tono beffardo, mandò un brivido attraverso i già spaventati residenti di Whitechapel. L'autenticità della lettera, come quella delle altre corrispondenze dello squartatore, è stata messa in discussione nel corso degli anni. Alcuni esperti suggeriscono che il rene possa essere stato ottenuto da un campione medico e piantato come uno scherzo malato, mentre altri credono che solo il vero assassino avrebbe potuto avere accesso a un trofeo così macabro. Il rene fu esaminato dal dottor Thomas Openshaw del London Hospital, che confermò che era umano e apparteneva a una donna di circa 45 anni, coerente con il profilo di Eddowes. L'impatto di queste lettere sull'indagine dello squartatore non può essere sottovalutato. Alimentarono il fascino pubblico per il caso e misero un'enorme pressione sulla polizia affinché catturasse l'assassino. La natura beffarda della corrispondenza suggeriva anche che lo squartatore non fosse solo brutale, ma anche intelligente e astuto, in grado di sfuggire alla cattura nonostante gli sforzi migliori di Scotland Yard. La stampa giocò un ruolo significativo nel sensazionalizzare il caso, con giornali come The Times, The Daily Telegraph e The Star che dedicarono ampia copertura agli omicidi e all'indagine successiva. Le lettere fornirono anche indizi allettanti sull'identità e le motivazioni dell'assassino, anche se molti di questi indizi portarono infine a vicoli ciechi. Ad esempio, il riferimento nella lettera Dear Boss al fatto di essere deciso contro le prostitute suggeriva che l'assassino potesse avere un odio radicato verso le donne, in particolare quelle impegnate in quel lavoro. Questa teoria fu ulteriormente supportata dal fatto che tutte le vittime conosciute dello squartatore erano donne che lavoravano come prostitute nelle povere strade di Whitechapel. Altri indizi raccolti dalle lettere si rivelarono più enigmatici. Il riferimento nella cartolina Saucy Jackie a un doppio evento portò alcuni a ipotizzare che l'assassino potesse avere una conoscenza interna dell'indagine della polizia o addirittura che fosse un membro della forza stessa. Questa teoria guadagnò terreno quando fu rivelato che uno dei sospetti, un ufficiale della polizia metropolitana di nome Thomas Cutbush, era stato internato in un manicomio nel 1891 per aver aggredito donne con un coltello. Tuttavia, Cutbush fu successivamente scagionato da qualsiasi coinvolgimento negli omicidi dello squartatore. L'affermazione nella lettera From Hell di aver mangiato metà del rene di Eddowes, sebbene raccapricciante, suggerì anche un possibile background medico per l'assassino, data la precisione con cui l'organo era stato rimosso. Questo portò i sospetti a cadere su vari medici e chirurghi che vivevano o lavoravano nell'area di Whitechapel, come il dottor Francis Tumblety, un ciarlatano americano che era stato arrestato per indecenza grossolana ed era noto per possedere una collezione di uteri in barattoli. Un altro sospettato era il dottor Thomas Neil Cream, un medico scozzese-canadese che fu impiccato nel 1892 per aver avvelenato diverse prostitute. Tuttavia, né Tumblety né Cream furono mai collegati in modo conclusivo agli omicidi dello squartatore. Titoli strillati. Come i media alimentarono le fiamme della paura nel caso di Jack lo squartatore. Nell'autunno del 1888,
le strade dell'East End di Londra furono attanagliate dal terrore mentre una serie di brutali omicidi catturava l'attenzione dell'intera nazione. L'assassino, che sarebbe diventato noto come Jack lo Squartatore, lasciò una scia di sangue e mistero, scatenando una frenesia mediatica che avrebbe plasmato la percezione pubblica e alimentato un panico diffuso. Mentre i corpi venivano scoperti nei vicoli bui di Whitechapel, la stampa si riversava sulla scena, ansiosa di soddisfare l'insaziabile appetito del pubblico per notizie sui crimini raccapriccianti. Nelle parole del giornalista W.T. Stead, gli omicidi di Whitechapel sono stati una manna per i giornali. La copertura mediatica del caso di Jack lo Squartatore fu un momento cruciale nella storia del giornalismo sensazionalistico. Giornali come The Times, The Daily Telegraph e The Star competettero per fornire i dettagli più macabri e scioccanti degli omicidi, spesso dando priorità a speculazioni e voci rispetto a un reportage fattuale. I titoli strillavano di grembiule di cuoio, una figura misteriosa inizialmente sospettata dei crimini, e Jack lo Squartatore, il soprannome dato all'assassino da una lettera presumibilmente scritta dallo stesso omicida. L'ossessione della stampa per il caso era così intensa che a un certo punto i giornalisti superarono in numero i poliziotti sulle scene del crimine. Come riportò The Star il 1 ottobre 1888, i giornalisti sono stati molto più numerosi dei poliziotti e hanno certamente mostrato altrettanta energia e abilità nel raccogliere informazioni. Uno degli esempi più famigerati di giornalismo sensazionalistico durante il caso dello Squartatore fu la lettera Dear Boss, ricevuta dalla Central News Agency il 27 settembre 1888. La lettera, firmata Jack lo Squartatore, scherniva la polizia e si assumeva la responsabilità degli omicidi. Fu immediatamente colta dalla stampa, che la pubblicò integralmente, insieme a commenti e speculazioni morbose sull'identità dell'assassino. L'autenticità della lettera era altamente discutibile, ma ciò non impedì ai giornali di trattarla come una comunicazione genuina del killer, alimentando la paura e la fascinazione pubblica per il caso. La copertura mediatica degli omicidi dello Squartatore non si limitò alle pagine di cronaca. Il caso ispirò anche un'ondata di commenti, articoli di opinione e persino narrativa. Nell'ottobre del 1888, The Pall Mall Gazette pubblicò un articolo intitolato «Cosa pensiamo degli omicidi di Whitechapel», che includeva una serie di interviste con figure di spicco come il vescovo di Bedford e il capo dell'esercito della salvezza. L'articolo fu un successo, con The Star che riportava che tutta Londra ne stava parlando. Altre pubblicazioni, come The Illustrated Police News, presentarono illustrazioni macabre delle scene del crimine e ritratti speculativi dell'assassino, alimentando ulteriormente la curiosità morbosa del pubblico. Il News of the World offrì persino una ricompensa di 100 sterline, equivalente a circa 12.000 sterline odierne, per informazioni che portassero alla cattura dell'assassino. L'approccio sensazionalistico dei media al caso dello Squartatore ebbe un impatto profondo sulla percezione pubblica e sul comportamento. L'East End, già un'area povera e sovraffollata, divenne il fulcro di un'intensa scrutinio e paura. Le donne, in particolare quelle che lavoravano come prostitute, avevano paura di camminare per strada di notte e si riportò che gruppi di vigilanti pattugliassero l'area in cerca dell'assassino. Il panico raggiunse un tale culmine che, l'8 settembre 1888, una folla di residenti arrabbiati attaccò un uomo di nome John Pizer, un calzolaio ebreo locale che credevano essere lo Squartatore, picchiandolo quasi a morte prima che la polizia intervenisse. Pizer, noto con il soprannome di Grembiule di Cuoio, era stato nominato come sospettato dalla stampa, nonostante la mancanza di prove che lo collegassero ai crimini. Nel frattempo, la polizia faticava a tenere il passo con il flusso di suggerimenti e teorie che arrivavano dal pubblico e dalla stampa. Molti di questi erano alimentati dalla speculazione e dalle voci diffuse dai media, portando a una serie di piste false e vicoli ciechi. Uno degli esempi più famigerati fu la teoria del grembiule di cuoio, che suggeriva che l'assassino fosse un macellaio o un boia locale che indossava un grembiule di cuoio. La teoria era basata su poco più di dicerie e speculazioni, ma dominò i titoli dei giornali per settimane,
portando all'interrogatorio di dozzine di uomini innocenti. Un'altra teoria, avanzata da The Star, suggeriva che l'assassino fosse un medico o un chirurgo, basandosi sulla precisione delle mutilazioni inflitte alle vittime. Questa teoria portò a sospetti su un certo numero di medici locali, incluso il dottor Thomas Barnardo, il fondatore di un'organizzazione caritativa per bambini senza tetto, che fu brevemente interrogato dalla polizia. Il ruolo dei media nel plasmare la percezione pubblica del caso dello squartatore non si limitò alle conseguenze immediate degli omicidi. Negli anni e nei decenni successivi, il caso divenne un punto di riferimento culturale, ispirando innumerevoli libri, film e programmi televisivi. Molti di questi lavori, come il romanzo di Marie Belloc Lowndes del 1913 L'inquilino, che fu poi adattato in un film da Alfred Hitchcock, si basavano pesantemente sul giornalismo sensazionalistico dell'epoca, sfumando i confini tra realtà e finzione. Il caso generò anche un'industria di ripperologia, con dilettanti investigatori e appassionati di cronaca nera che continuano a esaminare le prove e dibattere sull'identità dell'assassino fino ad oggi. Nel 1888 la Polizia Metropolitana creò il Dipartimento Investigazioni Criminali, un'unità specializzata incaricata di indagare su crimini gravi come gigli omicidi. Il caso portò anche a un maggiore scrutinio delle famigerate case comuni dell'East End, che erano focolai di crimine e malattia. La polizia introdusse anche l'uso di segugi per rintracciare i sospetti, sebbene i cani si dimostrarono in gran parte inefficaci nelle strade densamente popolate di Whitechapel. L'ossessione della stampa per il caso ebbe anche un lato più oscuro, poiché alcuni giornali usarono gigli e omicidi come scusa per alimentare sentimenti antisemiti e anti-immigrati. L'East End era sede di una vasta popolazione ebraica e alcuni giornali, come The East London Observer, suggerirono che l'assassino fosse un ebreo di bassa classe. Da una cruda realtà a una leggenda duratura. L'intramontabile fascino di Jack lo Squartatore nella cultura popolare. L'influenza dello Squartatore sulla cultura popolare iniziò quasi immediatamente dopo gli omicidi, con la pubblicazione di numerosi libri e opuscoli che pretendevano di offrire intuizioni sul caso. Uno dei primi e più famosi di questi fu Il completo Jack lo Squartatore di Alessandro Pedachenko, pubblicato nel 1908. Il libro, che affermava di essere basato su informazioni esclusive di un agente segreto russo, fu successivamente smascherato come una frode, ma stabilì il tono per gran parte della scrittura sensazionalistica e speculativa che sarebbe seguita. Un altro esempio precoce fu Jack lo Squartatore, oppure Quando Londra camminava nel terrore di Leonardo Matters, pubblicato nel 1929, che affermava di aver identificato l'assassino in un parrucchiere polacco-ebraico di nome Aaron Kosminski, una teoria che sarebbe stata ripresa molti anni dopo. Come disse lo scrittore e appassionato di Ripper Riccardo Jones, lo Squartatore è diventato un cifrario, una tela bianca su cui possiamo proiettare le nostre paure e ossessioni. Man mano che il XX secolo progrediva, l'eredità dello Squartatore continuava a crescere, alimentata in parte dall'emergere di nuovi formati mediatici come il cinema e la televisione. Nel 1927 Alfred Hitchcock diresse Il pensionante, una storia della nebbia di Londra, un film muto vagamente basato sul caso dello Squartatore. Il film, che aveva come protagonista Ivor Novello nel ruolo di un misterioso inquilino che potrebbe o non potrebbe essere l'assassino, stabilì molti dei tropi che sarebbero venuti a definire la finzione ispirata allo Squartatore, incluso l'idea dell'assassino come una figura oscura ed enigmatica. Hitchcock tornò al tema dello Squartatore nel suo film del 1972 Frenzy, che presentava un serial killer che strangolava le sue vittime con una cravatta, un riferimento all'abitudine presunta dello Squartatore di strangolare le sue vittime prima di mutilarle. Nei decenni successivi, lo Squartatore sarebbe diventato un elemento fondamentale della narrativa horror e suspense, apparendo in innumerevoli libri, film e programmi televisivi. Uno dei più influenti di questi fu il romanzo del 1913 di Marie Belloc Lowndes, Il pensionante, che ispirò numerose trasposizioni cinematografiche, incluso il film di Hitchcock.
Il romanzo, che si concentra su una locandiera di Londra che sospetta che il suo inquilino possa essere lo squartatore, contribuì a stabilire l'idea dell'assassino come una figura di paura e fascino, un simbolo del lato oscuro della società vittoriana. Un altro esempio notevole fu il film del 1979 Assassinio per decreto, che aveva come protagonisti Cristoforo Plummer nei panni di Sherlock Holmes e Giacomo Mason nei panni del dottor Watson, e postulava una teoria del complotto che coinvolgeva la famiglia reale britannica e la massoneria. L'influenza dello squartatore può essere vista anche nello sviluppo del genere della narrativa poliziesca, emerso sulla scia degli omicidi. Molti dei primi esempi del genere, come le storie di Sherlock Holmes di Arturo Conan Doyle, furono ispirati in parte dal caso dello squartatore, con la loro enfasi sull'uso di prove forensi e sul ragionamento deduttivo per risolvere crimini apparentemente impossibili. In effetti, lo stesso Doyle fu brevemente considerato un sospettato nel caso dello squartatore, a causa del suo background medico e della sua apparente conoscenza dell'East End. L'eredità dello squartatore può essere vista anche nel lavoro di scrittori di gialli successivi come Patricia Cornwell, il cui libro del 2002 Ritratto di un assassino, Jack lo squartatore, caso chiuso, affermava di aver identificato in modo definitivo l'assassino nel pittore britannico Walter Sickert, basandosi su prove del DNA e altri indizi. Oltre alla sua influenza sulla narrativa, lo squartatore ha avuto anche un impatto profondo sul campo della criminologia. Il caso fu uno dei primi a utilizzare prove forensi come impronte digitali e analisi del sangue e contribuì a stabilire molte delle tecniche moderne utilizzate oggi nelle indagini criminali. Il caso contribuì anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni sociali ed economiche dell'East End di Londra, caratterizzate da povertà, sovraffollamento e mancanza di servizi essenziali come igiene e assistenza sanitaria. Nelle parole del riformatore sociale Guglielmo Booth, fondatore dell'Esercito della Salvezza, gli orrori degli omicidi di Whitechapel hanno finalmente costretto la società a affrontare i fatti. Gli omicidi non sono che un sintomo della malattia, il vero male è più profondo. Indipendentemente dalla verità dietro l'identità dello squartatore, la sua eredità continua a incombere sulla cultura popolare. Negli ultimi anni ci sono stati numerosi libri, film e programmi televisivi che hanno esplorato il caso da varie angolazioni, dal thriller psicologico From Hell 2001, basato sul romanzo grafico di Alan Moore e Eddie Campbell, al più leggero Ripper Street 2012-2016. Che immaginava un gruppo di detective nell'East End negli anni successivi agli omicidi. Lo squartatore è persino apparso nei videogiochi, come la serie Assassin's Creed, che presenta una versione romanzata dell'assassino come personaggio nel gioco del 2015 Syndicate. E così la figura oscura di Jack lo squartatore svanisce nella nebbia della storia, lasciando dietro di sé una scia di domande senza risposta e racconti agghiaccianti. Dai vicoli di Whitechapel ai cuori dei detective come Federico Aberlin, l'enigma rimane. Come disse una volta Filippo Sugden, autore di La storia completa di Jack lo squartatore, i crimini rimangono un mistero perché toccano il più grande mistero di tutti, le oscure, insondabili profondità dell'animo umano. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio inquietante attraverso il tempo. Fino alla prossima volta, rimanete curiosi, rimanete al sicuro e buonanotte.